sì, no. Questa è la prima serata della 13ª edizione del Memorial Giannunzio Mantera, la prima serata qui in piazza, perché abbiamo giocato, voi non lo sapete perché non c'eravate, abbiamo giocato già lunedì e martedì al palazzetto. Il professore Carmelo Mandarà lo conoscete, il papà di Giannunzio è il fautore di questa grande manifestazione giunta alla 13ª edizione. Io, anziché fare la solita domanda, voglio sapere qual è il gesto tecnico, il momento più particolare che si porta dietro di questo evento. Ma ogni edizione ovviamente ha dei suoi momenti particolari. Io da questa 13ª edizione porto nel mio cuore sinceramente le immagini di tanti bambini che riescono a darci prova di grande capacità sportiva, ma soprattutto quest'anno ho visto una presenza di famiglie veramente così disponibili a fare partecipare i loro bambini al torneo, e questo è un buon sintomo, perché vuol dire che l'evento quest'anno è ancora stato più sentito da coloro che hanno partecipato, se non dalle squadre, quantomeno dalle famiglie. Nel corso della premiazione ha detto che state già pensando alla prossima edizione, quindi quella del Memorial è una macchina che non si ferma praticamente mai. Sì, praticamente sì, perché ogni volta, diciamo, effettivamente è così, quando finisce una edizione del Memorial Giancarlo già pensa alla successiva e mi comincia a manifestare delle idee, dei propositi. Quest'anno ha introdotto questa settimana continuata senza sospensione, nel giorno che solitamente si faceva la sospensione dei giochi per trasferirci sulla piazza Vittorio Emanuele, lui ha previsto questi incontri fra i figli e i genitori. È stata veramente una cosa molto interessante, anche perché poi alla fine si sono sfidate mamme contro mamme, papà contro papà. È stata veramente una cosa che ci ha coinvolto tutti, ci ha fatto capire anche qual è il senso vero dello sport, inteso anche come partecipazione delle famiglie nei confronti dei ragazzi, vivere con i ragazzi dell'esperienza comune. Allora ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo sicuramente. Io spero e mi auguro che l'amministrazione comunale, che ha sponsorizzato o meglio istituzionalizzato questo evento, e spenda di più in termini di impegni anche finanziari, perché bisogna capire chiaramente che non si tratta di un momento che si esaurisce nell'arco né di una giornata né di poche ore di attività sportiva. È un evento che dura una settimana, con quello che comporta anche per tutte quelle che sono i gadget che vanno dati ai bambini, e quindi è una spesa che è sicuramente rilevante. Capisco che l'amministrazione comunale ha da affrontare altri mille problemi anche finanziari, che certamente non siamo l'unica associazione che chiede, o meglio non è l'unico evento sportivo questo che chiede un impegno finanziario da parte dell'amministrazione, ma bisognerebbe tenere conto anche dei costi che la cosa comporta proprio per la sua durata e per il coinvolgimento di tante bambine. Io ho potuto calcolare che dal primo giorno fino all'ultimo giorno in campo scendono più di 500 bambini, e dovere ovviamente fornire a questi bambini anche dei premi che sono irrisori, ma che comunque gratificano i bambini, è una spesa eccezionale. Alle nostre spalle la premiazione della 13ª edizione del Memorial Giannunzio Mandarà. Oggi si è conclusa la giornata relativa appunto all'esibizione degli scoiattoli, chiuderanno i pulcini in piazza Vittorio Emanuele, tempo permettendo. Siamo qui in compagnia del sindaco Giovanni Barone, che ha assistito ad alcune fasi di questo Memorial, spero e penso si sia divertito, ma soprattutto va rimarcata una cosa, che lei ha il suo secondo Memorial da sindaco, perché l'anno scorso, dopo essere diventato prima cittadino, il suo soldo è stato proprio al Memorial, quindi per lei rappresenta anche qualcosa in più rispetto a un semplice torneo di pallacanestro. Sì, è sempre una grossa emozione ricordare Giannunzio così nel migliore dei modi. E devo ringraziare poi Sportivo Vigor, Giancarlo, Patrizia e tutti gli altri che assieme al professore Mandarà ogni anno fregiano la nostra città di questo grande appuntamento. È veramente importante per noi, noi ogni anno lo incentiveremo, lo appoggeremo questa manifestazione e la porteremo avanti. Abbiamo visto tanti ragazzi, tanti ragazzini piccoli e grandi, ma tutti con grande grinta, e che portano avanti i valori dello sport.
che penso che sia un modo per ricordare Giannunzio nel migliore dei modi. Non è il luogo sicuramente per fare dei bilanci, però possiamo chiedere al sindaco nell'agenda dell'amministrazione comunale che opposto occupa lo sport e quanto spazio è riservato allo sport anche da qui in avanti. Noi stiamo rilanciando lo sport a Santa Croce e infatti a giorni riattiveremo la consulta dello sport, cercheremo di trovare qualche piccolo spazio in bilancio per le associazioni sportive, anche se le ristrettezze economiche che attanagliano tutti i comuni d'Italia e anche il nostro non ci danno margini grandissimi di manovra, però stiamo riportando lo sport, diciamo, al livello di attenzione che merita. Grazie sindaco. Prego. Salvatore Coelho è vicepresidente regionale di FIP Sicilia, è un appuntamento importante a cui la FIP non manca mai e dà tutto il suo sostegno alla Polisportiva Vigor, che ha investito tanto nel settore giovanile per portarlo avanti ormai da 13 anni a questa parte. Io chiedo il motivo della sua presenza e soprattutto il motivo per cui ogni anno continuate a credere in questo ambizioso progetto della Polisportiva Vigor di Patrizia Scillieri e di Giancarlo Di Stefano. Ma vedi, sicuramente è il momento importante, i bambini stasera giocano, magari comprendono poco cosa significa per noi, chiaramente il memorial dedicato a Giannunzio è importantissimo, è un momento di formazione, è un momento in cui tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, però nello stesso tempo riusciamo a portare avanti un progetto che è quello del mini basket. Il mini basket in Sicilia e la Polisportiva Vigor incarna perfettamente quello che è il nostro progetto e quindi la nostra presenza è dal fatto proprio questo, che il connubio tra FIP Sicilia, Vigor, il comune di Santa Croce funziona e quindi noi non possiamo che essere presenti e lo saremo sempre. Sono già ben 13 anni, io personalmente, pur essendo lo gente, gioco anche in casa, però al di là di questo, e quindi certe volte non si può essere presenti a tutte le serate, però stasera è meraviglioso perché vedere i bambini giocare sono il nostro futuro e l'essenza principale della nostra attività, quindi noi vogliamo investire su questo e quindi saremo presenti sempre. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Lentamente cala il sipario su questa 13ª edizione del Memorial. Partiamo da una cosa particolare: troviamo un difettuccio a questa manifestazione, ce la facciamo? Sicuramente, ho le idee abbastanza chiare. Il tempo, guarda, sicuramente il tempo non vi ha consentito di giocare all'aperto come gli altri anni. Il tempo veramente per la prima volta in 12 anni ci ha tirato un brutto scherzo, nel senso che questa variabilità non ci ha permesso di svolgere la 13ª edizione in piazza dove è giusto che si svolgesse, diciamo lo sfondo migliore anche perché è nato lì. Comunque, a parte questo, voglio dire, io sono contento e sono soddisfatto come tutti gli altri anni. Poi per me la migliore risposta è il sorriso dei bambini, l'entusiasmo dei bambini all'inizio e alla fine. Non vogliono, come hai visto, non vogliono andare via, non vogliono uscire dal campo, vogliono continuare a giocare, non sono stanchi. Quindi penso che per me la risposta più importante, se ho fatto bene, se abbiamo fatto bene, è vedere i ragazzini uscire entusiasti. Senti, mi è sembrato anche di vedere le tribune molto più colorate, molto piene, insomma, di passione anche da parte dei genitori che tu hai pubblicamente ringraziato durante la premiazione. Anche le famiglie hanno contribuito. Sicuramente, oggi abbiamo avuto, così come anche negli altri giorni, una bella cornice di pubblico, è stata presente, partecipe. Li ho voluti ringraziare perché, come dicevo poco fa, bisogna dargli merito che fanno veramente oggi i genitori dei sacrifici veramente inspiegabili, perché tra i mille impegni, come sai benissimo anche tu, dei loro figli, tra scuola, rientri, catechismi, attività sportive, veramente trovano il tempo per assecondarli in tutto. Quindi veramente un grazie particolare alle famiglie e consentimi, visto che ci sono, di ringraziare il comune di Santa Croce Camerina che ogni anno ci dà un supporto economico, anche oltre che al supporto logistico, le associazioni dei volontari che stanno qui per 6 giorni durante le ore di svolgimento delle attività e sono pronti a intervenire su ogni infortunio.
e ringraziare gli sponsor veramente che ci danno una mano, nonostante molte volte io mi rendo conto che ci possono essere delle difficoltà economiche, ma non vogliono mai mancare a questo appuntamento, quindi li ringrazio di cuore. Io spero di non dimenticare nessuno, la mia famiglia non ti hanno più visto a casa questa settimana, che da circa un mese non mi vedono più a casa, quindi con grande pazienza mi aspetto, ma loro sanno che per me la pallacanestro è gioia, veramente mi rende felice, quindi mia moglie lo sa, i miei figli lo sanno, quindi li ringrazio veramente, perché ogni anno mi assecondano anche loro. Senti, ti faccio l'ultima, so che nasce come un torneo giovanile e non lo vogliamo snaturare, ma prevedere anche una giornata per i senior dalla prossima edizione in poi è un'idea troppo lontana? Ma onestamente ho l'impressione che tu mi abbia letto nel pensiero, perché ho in mente di realizzare qualcosa di questo genere, anche perché mi viene chiesto dai giocatori, quindi sto pensando seriamente di mettere all'interno anche un momento senior importante, magari per chiudere una stagione e quindi dare la possibilità anche a chi non l'ha avuto durante l'anno sportivo di mettersi in gioco e far vedere veramente quello che vale. Grazie. Grazie a voi per tutto quello che fate e perché ci seguite tutti i giorni. Grazie a Santa Croce Web. Grazie a te. Grazie.